Avevano già scioperato unitariamente il 30 maggio e il 15 giugno l'hanno rifatto. Sono i 5.500 lavoratori toscani dell'igiene ambientale, sia privata che pubblica, aderenti a CGIL, CISL, UIL e FIADEL. Vogliono sbloccare la vertenza per il rinnovo del contratto con Utilitalia e Fise Assoambiente. Quel che però è certo è la difficoltà per raggiungere l'obiettivo. Cosa chiedono? Migliori turni, cambiamento delle regole sugli appalti e sui passaggi di gestione, maggiori garanzie su salute e sicurezza. Chiedono di eliminare il potere discrezionale sui licenziamenti facili, così come giusti aumenti retributivi. Insomma, di lavorare dignitosamente. Li abbiamo incontrati sotto Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze. La maggior parte di queste aziende, infatti, sono municipalizzate. Prima di tutto per questo, in seconda battuta perché il Comune di Firenze è azionista di maggioranza di Quadrifoglio, il direttore di Quadrifoglio è in delegazione trattante nazionale e quindi gioca sicuramente un ruolo fondamentale nella partita del rinnovo contrattuale. Il Comune oggi ha dato disponibilità sia a ragionare con l'ANCI e con Fassino per in qualche modo fare pressione affinché si sblocchi con Utilitalia, si sblocchino le trattative, sia con Giannotti appunto per fare in modo che gli stessi componenti delle delegazioni trattanti favoriscano una risoluzione positiva della vertenza contrattuale. È ancora molto viva la logica per la quale almeno 5.500 lavoratori toscani, compresi poi quelli italiani, insomma di tutto il territorio, sarebbero frammentati e addetti alle 1.000 cooperative. Esatto, cioè lo sciopero che facciamo oggi è anche non solo per rivendicare un aumento salariale che è sacrosanto, ma soprattutto per le garanzie contrattuali, cioè le aziende tendono sempre di più a esternalizzare, a fare appalti al massimo ribasso e soprattutto poi a non riutilizzare i lavoratori impiegati o se vengono riutilizzati a applicargli un contratto con minore tutela e con minore garanzie anche salariali. Quindi lo sciopero di oggi credo che sia sacrosanto proprio anche per questo motivo, cioè garanzie occupazionali, diritti e tutela ai lavoratori, perché non possiamo più un paese dove ci sono le gare al massimo ribasso, dove al limite si infufola anche la malavita in queste cooperative e che quindi portano disgregazione nel mondo del lavoro. Quindi quello che chiediamo, garanzie occupazionali, aumenti salariali. Non mi sembra che sia una cosa fuori dal mondo, soprattutto se è 30 mesi che il contratto non si rinnova. Questo sciopero non chiede cose che siano così difficilissime da realizzare, ma perché invece questa avvertenza è tanto dura? Perché le controparti sedute al tavolo nazionale stanno facendo richieste impossibili da accettare in un settore delicatissimo come quello dell'igiene ambientale. Il sindacato ha dato la massima disponibilità, per esempio, ad aumentare l'orario di lavoro da 36 a 38 ore e nonostante anche queste aperture le controparti non ci sentano. Questo è un settore delicatissimo che occupa più di 100.000 persone a livello nazionale, è un settore soggetto a moltissime esternalizzazioni per le quali chiediamo regole e garanzie, perché spesso queste esternalizzazioni sono la porta di accesso della criminalità in settori delicati come quello dell'igiene ambientale. Si è spiegato le criticità, si è spiegato che siamo in due settimane siamo andati a fare lo sciopero due volte, si è spiegato che si è fatto una barcata finita l'assemblea, si è detto che si vuole firmare il contratto, si è detto che il nostro contratto sono le tutele, le garanzie, i posti di lavoro e sono degli aumenti onesti. Il lavoro per la città è troppo importante, e per una città come Firenze in particolar modo. Forza!